Il quinto giorno di lavoro praticamente non è esistito perché non hanno lavorato sul nostro camion. Oggi è il 31, qui si lavora solo mezza giornata. Intanto sono arrivati i meccanici e stanno facendo colazione con Coca-Cola e tacos. Farò una perlustrazione a periscopio anche dal tetto del nostro camper per vedere un po' com'è la situazione qui in officina. Non c'è movimento, la musica a altissimo volume, diciamo che si percepisce un po' questa giornata che è metà festa e metà invece lavorativa. Stiamo aspettando gli alberi di trasmissione che in questo momento sono dal tornitore, li stanno rifacendo in base alla nuova misura di cui necessitiamo, quindi non possiamo far altro che aspettare. Credo proprio che nel pomeriggio andiamo a fare la spesa per prepararci il cenone di Capodanno nell'attesa di passarlo in questo piazzale. Il quinto giorno non l'ho filmato perché non è successo niente. Porterò avanti questo diario dicendo quinto, sesto giorno di lavoro, ma in realtà il lavoro effettivo è quel che è. Ottavo giorno in officina. Oggi è giovedì, è il 2 di gennaio, quindi si riprende tutto lentamente, senza diciamo tanta fretta. E dopo aver parlato un po' con il capo officina, sì, facciamo adesso, facciamo misure, sono spariti tutti. Tempo abbiamo smontato anche gli ammortizzatori per dargli una controllatina, già che ci siamo, tanto siamo qua aspettando. Sono un po' vecchi questi, andrebbero sistemati. Bara una nuova base. Bara no soldare. No, tenemos che soldar nada. Tenemos che attorniglarlo. Ragazzi, anche questa giornata sta terminando e anche oggi non siamo andati avanti di niente. Nell'attesa gli avevo detto di fare dei controlli all'ammortizzatore, alla presa dell'aria che perdeva, che mi si era rotta qualche giorno prima di arrivare qua. Il risultato è solo che sono riusciti a smontare degli altri pezzi che sono stati appoggiati tra tutti quelli che hanno già smontato. Quindi una giornata un po' sconfortante, non è semplice qui. Però diciamo che sale ancora un po' la fatica e la difficoltà per via del fatto che non vedi muoversi proprio niente, cioè... Ora di fatto tutto il giorno di attesa, è, a parte gli alberi di trasmissione che ancora non sono arrivati, non si sa a che punto sono, abbiamo bisogno di costruire un supporto in più, c'è bisogno di un tubo. E niente, sto tubo non esiste, non è possibile trovare un tubo qua. È dura ragazzi, dura. Andiamo a vedere cosa succede in questa nona giornata di lavoro. Ormai ho perso il conto, quindi se i numeri non tornano sappiate che il motivo è questo. Più che altro perché di fatto forse avremmo lavorato mezza giornata quando siamo qua, quindi diciamo che ho poco da tenere i conti. Ho visto che il mio ammortizzatore è sparito, quindi boh, forse l'hanno portato da qualche parte per vedere se trovano un ricambio. Ieri ho fatto anche smontare questa valvola perché si stava rovinando, è stata tutto il giorno qua per terra, ora è sparita anche quella. Forse sono andati a cercare un ricambio. Sono più i pezzi smontati che quelli montati a questo punto. Nel frattempo ieri sono riuscito a convincerli perlomeno a iniziare a mettere i supporti aggiuntivi che ho chiesto. Non si trova un tubo, ma non si trova un tubo della dimensione corretta, non so, quindi sono in giro a cercarlo. Voglio far costruire un sostegno trasversale qui,
dato che abbiamo spostato l'originale un po' più indietro. Bene ragazzi, mentre aspettiamo qua facendo praticamente nulla perché non avanzano i lavori, siamo stati avvisati da DHL che sono arrivati delle parti necessarie a finire tutto questo lavoro molto prima che arrivassero i pezzi fatti qua in Messico, e arrivano dalla Lituania. Adesso andiamo a ritirarli, vamos. Disculpe, dove sta il punto estafetta? Estafetta? Ahí es la misma plaza, la misma 55 del otro lado. Ah. Ahí puede que esté estafetta. Gracias. Indirizzi sono così a casa. Ragazzi, in realtà prima di andare al DHL stiamo cercando il punto di entrega estafetta dove abbiamo fatto arrivare il nostro ordine Amazon relativo agli hard disk. Guarda caso, arrivato oggi. Poi vi spieghiamo cosa abbiamo comprato. Sapevate che avevamo problemi di spazio, ho finito tutto, non riesco più a scaricare i video, quindi avevamo bisogno. Siamo riusciti a comprare su Amazon perché qua in Messico c'è, in modo un po' complicato, aiutati da amici. Però non troviamo più dove andare a ritirare la roba. Disculpe, sabe dove sta il punto d'entrega di estafetta? Esta puerta. Non c'è sta nada qua. Ah, adesso. Cioè ragazzi, il nostro punto di raccolta Amazon è una stanza vuota spostata. Allora. Cioè, tra l'altro non è che si è spostato di 2 metri. Cioè, 13 minuti camminando, un chilometro. Ma assurdo, ma è dove c'è il e dove c'è DHL. Perfetto, quindi abbiamo scoperto che estafetta sta nello stesso posto dove sta pure la DHL. Vamos. Che avventura ragazzi, che avventura. Ce la faremo. Oh, le abbiamo trovate, sono tutte e due, uno accanto all'altro alla fine. Ci siamo. Allora, qua in DHL dovrebbero essere arrivate le crociere per il nostro albero di trasmissione che ho ordinato in Lituania, quando qua ancora non mi avevano detto se ce l'avevano o no. Di fatto non sono saltate fuori queste crociere, poi se salteranno fuori terremo di scorta. Voilà. Necessito recorrere un'entrega. Simone? Sì. Tiene un cobro su pacchetto sin comentario? No. In dollari sono come... Sono 55 dollari, non so. Che per che tag è di impuesto? Vale. È más del valore de lo che tiene adentro. Bueno, es que eso ya lo determina el gobierno mexicano. Quando entra ya pasa por aduanas y ellos determinano. Grazie. 55 dollari di tasse, Nani. Devo pagare 55 dollari di tasse. Grazie. Iniziamo con estafetta. Ragazzi, li abbiamo ritirati, però sono un po' sovradimensionati rispetto alle aspettative, anche perché in una di queste due scatole ci sono solo 4 hard disk. In realtà ci potrebbe stare un mini frigorifero. Dobbiamo vedere se riusciamo a infilare tutto in una scatola. Siamo carichi come Babbo Natale, solo che ormai è gennaio. Più o meno, dai. Meno male non dobbiamo fare tanta strada. Le crociere pesano un bel po'. Bene ragazzi, siamo riusciti ad arrivare a casa. Adesso dobbiamo solo vedere se è tutto intatto. Facciamo il nostro unboxing del nostro nuovo storage. Ho voluto prendere uno storage da aggregare al nostro NAS. Questo può essere anche utilizzato direttamente connesso a qualunque PC. Li configurerò in RAID 5 in modo tale che se un disco si rompe comunque avremo il backup.
è un ingresso a 12 volt, quindi potremmo anche farla funzionare a 12 volt direttamente, però l'altro lo facciamo funzionare a 220. È che abbiamo una spina americana e quindi la dovremo cambiare. Buongiorno, ho perso il conto dei giorni che siamo qua in officina. Sentiamo se Simone se lo ricorda. Che giorno è questo? Non so se è il decimo o undicesimo, mi sono perso. Però sono arrivati due alberi e adesso stiamo montando le crociere che sono arrivate ieri sera. Solo che qui non c'è una pressa e quindi è tutto un po' più complicato. Di un attrezzo ci si fanno quello che si ha. Ragazzi, è finita un'altra giornata di lavoro. Oggi devo dire hanno lavorato abbondantemente sul nostro camion. Più che altro sono riusciti a montare la crociera che abbiamo fatto arrivare sull'albero di trasmissione allungato dal tornitore, ve lo faccio vedere qua sotto. Oggi hanno anche finito un po' tardi, hanno ammollato tutto un po' così alla buona. Qui ci sono le croci originali che abbiamo dovuto togliere, ci è voluto una vita per toglierle. E qua sotto vediamo, tocco un po' di monnezza. Qui sotto abbiamo l'albero di trasmissione anteriore. Questo devo dire che è stato fatto un lavoro che mi piace abbastanza, credo che vada abbastanza bene. E qui abbiamo l'albero di trasmissione primario che abbiamo posizionato per vedere se la misura era corretta ed effettivamente sembra che andare bene, però in realtà lo dovremmo già togliere perché dobbiamo far passare tutti dei cavi che sono stati lasciati qua in mezzo. Manca ancora un po' di roba, il riposizionamento della marmitta che originariamente era al fianco al riduttore vecchio. Quindi dovremmo capire bene dove metterla, sta marmitta. Vabbè, ma è una cosa secondaria. E la costruzione di un trasversale aggiuntivo che voglio far mettere qui, di cui oggi sono state prese un po' di misure, però non si vede ancora un avanzamento vero e proprio. Oggi tra l'altro è sabato, quindi domani naturalmente non si lavora. Quindi saremo qui nel weekend, ci prepariamo a stare qui, a passare qui la domenica. Ormai ci siamo abbastanza abituati. Ho perso il conto di numero di giorni in cui siamo qui, credo che l'abbiano perso un po' anche loro. Ah, non ve l'ho detto. Avevo fatto smontare l'ammortizzatore anteriore perché volevo controllarlo, volevo vedere se c'era possibilità di cambiarlo. È stato smontato qua due giorni. Dopodiché oggi è stato rimontato quello vecchio così com'era e non ho capito bene se probabilmente non esiste un ricambio compatibile e quindi nada más. Il raccordo dell'aria sono diversi da quelli europei, di conseguenza non c'è, quindi dovranno fare una modifica, quindi siamo ancora in questa situazione. E quindi ragazzi, capite bene, non dico che abbiamo perso la pazienza perché bisogna averne tantissima, non si può perdere perché stiamo vivendo qui e di conseguenza non possiamo neanche alzare troppo la voce dicendo che ci stanno facendo perdere un sacco di tempo, anche se abbiamo cercato di farlo notare nel modo più calmo e tranquillo possibile. E quindi oggi devo dire che abbiamo visto che ci hanno provato, sono stati qua anche un po' di più. Il tema è che qua dovete considerare che qualsiasi cosa si faccia richiede perlomeno 4 volte il tempo che richiederebbe in un tagliere identico in Europa. I tempi sono questi, c'è poco da fare. Qui siamo nel reparto carrozzeria bus. Ragazzi, se volete camperizzare un combi, qua ne abbiamo uno listo quasi. Non manca tanto terminarlo, qualche lavoretto da fare ancora, però secondo me ci siamo quasi. Se cammino qua nel reparto carrozzeria dovrei trovare queste. Sono le due basi che stiamo costruendo per fissare questo famoso trasversale di cui vi parlavo.
Vai. Domenica, altro giorno che passiamo soli qua in officina aspettando che tornino i meccanici per darci una mano a sistemare questo problema, completamente a nostra disposizione, ma non è che possiamo fare granché perché chiaramente qua quando se ne vanno chiudono tutti gli attrezzi. Il meccanico ha il suo armadietto personale che chiaramente chiude a chiave, perché d'altronde questa è un'officina dove vengono anche a parcheggiare questi bus che sono della stessa impresa, però sono tanti e passa tanta gente, quindi non credo che durerebbero molto gli attrezzi qui lasciati un po' sparpagliati in giro per questa officina. Man camiones, i autobuses. Comunque, l'albero di Natale è ancora presente. Penso che magari settimana prossima smetteranno. La notte ci avevano detto anche che se volevamo potevamo tenere accese tutte le luci per illuminare a giorno tutta l'officina. Però, siccome abbiamo proprio la finestra sopra un lampione, spegniamo tutto autonomamente da qua. Autonomia totale. Albero di Natale che ci fa compagnia come la Vergine di Guadalupe, che è l'unica illuminazione che lasciamo accesa la notte. E la cosa bella è che quando c'è vento, il portello si apre e si chiude da solo e fa sbam, sbam, sbam. Comunque credo che oggi faremo un'altra lavatrice, lavoreremo un po' all'ultimo video e poi magari andremo anche a fare un po' di spesa. Vita normale, vita ad officina, insomma. Comunque avere la possibilità di caricare l'acqua quando si vuole, insomma, ci fa sentire un po' in un campeggio. Altra lavatrice, perché qua almeno la domenica non c'è nessuno, sfruttiamo il fatto che posso stendere i panni fuori in officina. Fatta la lavatrice, stesi i panni qui in mezzo all'officina. Dobbiamo fare. Rientriamo in casa. La domenica è quasi conclusa, questa sera facciamo una serata cinema, però volevamo darci un pochettino la carica perché domani e lunedì si riprendono i lavori entusiasmanti al nostro camion. Quindi ci siamo fatti un piccolo regalo, guardate. Ta-da! Niente proprio di meno che i popcorn del cinema, ragazzi. Microonde che quando non utilizziamo praticamente è un armadio, quindi adesso lo svuoto. C'è un po' di roba. Già che ci siamo, vediamo il consumo del microonde. Mettendo potenza 750 watt sul microonde, in realtà qua il consumo è 1660 watt. Leggendo le istruzioni, la cottura è completa quando i pop 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 scendono sotto un secondo a pop. Sembrano pochi, c'era scritto porzione doppia. Certo, i popcorn sono i popcorn. Sono venuti bene. Stiamo preparando la base di supporto per il montante trasversale che ho richiesto. Perché? No, perché questa è la casa perché sta qui plana. Ragazzi, sono quindi quasi due settimane che siamo parcheggiati in questa officina. Devo dire che ieri è stata una giornata abbastanza produttiva, forse la prima giornata produttiva da quando siamo qua, nel senso che hanno lavorato quasi tutto il giorno al nostro camion.
abbiamo terminato il supporto che avevo richiesto, abbiamo rimontato i serbatoi e l'elettricista ha iniziato a vedere quali sono le connessioni che deve fare per far funzionare il nuovo riduttore. Qualche cosina è andata avanti. Tra l'altro questa mattina voglio anche iniziare a fargli controllare due o tre cose sul motore, diciamo di manutenzione ordinaria, che volevo comunque fare. Ha iniziato a lavorare, è meglio che scendo. Prima di scendere però mi bevo un caffettino, ci vuole. Per la prima volta dopo due settimane ho riacceso il camion. Sta cargando aire, no? Aire? Vamos a ver. Sì, deve cargare. Il sensore della gasolina no funziona. Diesel? Non lo connettavano. Non connettaste il sensore della gasolina. Questo tiene come dosso pedasito, tiene che ponerlo a mano, a dentro. Tiene che ponerlo a mano e después cerrarlo. No, ora no. Enrique, muovelo! Ora sì. Vediamo se carica l'aria, anche perché hanno staccato tutti i tubi. Vai Valentino, vai, vai! La gomma sgonfia, ragazzi. Che naturalmente qua hanno detto che non possono riparare. Non riparano gomme con i cerchi, con l'anello esterno come il nostro. Certo che in questo momento la marmitta non è collegata perché ancora dobbiamo adattare la nuova posizione. Però il rumore è praticamente lo stesso, sta marmitta non fa niente. Stiamo provando gli interruttori del blocco 4x4 e del riduttore. Nada más que no vai, señor. Si si entra. Ma se escucha que. No, entra y se mueve la barra. ¿Qué se movió? Una poquita la barra se mueve cuando entra. Say something that will make my day. Bene ragazzi, iniziamo questo 14° giorno di lavoro. Qui sotto ci devo dire che ci siamo quasi. Ora stanno riposizionando la marmitta. Il cardano anteriore allungato di circa 10 cm. Anche questo mi sembra un buon lavoro. C'è ancora un po' di lavoro da fare, però diciamo che iniziamo a vedere la fine, almeno di questa parte del lavoro. Nel frattempo qua stiamo facendo un po' di manutenzione al motore, perché anche lui ce n'ha un po' bisogno. Vediamo se c'è qualcosa da fare. Abbiamo trovato un nuovo piccolo problema, piccolo o grande, non lo so, dobbiamo ancora capirlo. Volevo sostituire le guarnizioni del collettore di scarico e abbiamo trovato una rottura nel collettore stesso, dietro la protezione che la nascondeva. Il problema l'abbiamo trovato perché volevo cambiare queste guarnizioni. Pensavo semplicemente fosse una perdita di queste guarnizioni, in realtà era proprio una rottura. Queste me le aveva portate mia sorella. È un po' che le volevo cambiare. About to leave, already packing. Come with me. Ragazzi, è arrivato il momento di provare effettivamente il camion, provare se si muove, provare se il nuovo riduttore funziona bene, se tutte le viti sono state rimontate, se la marmitta che è stata modificata sta al suo posto. Bene, stiamo per muovere il camion, ragazzi, dopo due settimane e passa. Ragazzi, mi sembra che sia il 16° giorno di lavoro, mi pare di sì. Andiamo a testare il camion. Farò un breve giro, penso, con il meccanico per vedere se è tutto a posto, se più o meno ci siamo. Vamos a ver. Stamattina ho dovuto dare un po' di mano a sistemare le ultime cose, perché sennò qua non si finiva.